a te, a tutti ciurma, e benvenuti alla giocherina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare. Ve ne chiedo veramente pochissime, per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno. Ragazzi, mi vedete un pochettino abbattuta, tra molte virgolette, ma sappiamo tutti benissimo che cosa è successo. La volta scorsa non è stato un episodio facile vedere, da giocare, da vivere. Questo gioco mi sta prendendo molto 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 di più di quanto non sia riuscito a fare la prima e l'unica volta che l'ho giocato al lancio, all'uscita. Sono stata veramente contenta di rigiocarlo anche insieme a voi, anche se indirettamente, perché rigiocarlo mi ha permesso di comprendere fino in fondo questa parte 2 che non ero riuscita appunto ad apprezzare in tutte le sue sfaccettature, ma è un gioco che è molto molto più profondo di quello che forse sembrerebbe superficialmente. Ci sono veramente tanti temi importanti che vengono affrontati, anche il modo in cui vengono affrontati, ragazzi, cioè io penso che veramente insieme al primo The Last of Us questa parte 2 sia uno dei giochi migliori forse che io abbia mai giocato. La volta scorsa appunto ragazzi, alla fine delle cose abbiamo visto che Ellie sta cercando di vivere una vita normale assieme a Dina e al bambino, cosa che però non le riesce completamente perché purtroppo il suo trauma e il suo disturbo appunto post-traumatico non le permettono di vivere in maniera completamente serena, perché purtroppo ogni tanto quel trauma torna a galla e le fa male, veramente tanto male. E inoltre ci si è messo anche Tommy, ragazzi, che è tornato insomma da Ellie con mia grande sorpresa, perché pensavo sinceramente che fosse morto, ma è rimasto ovviamente con una gamba offesa e anche mezzo sfigurato. Quindi lui materialmente, ragazzi, non può fare più nulla per andare a cercare Abby, ma nonostante questo l'idea lo divora da dentro. Quindi sperava, forse probabilmente, dicendo ad Ellie di aver scoperto dove fosse Abby, lei alla fine sarebbe decisa appunto ad andarla a cercare per riuscire ad avere la sua barra loro vendetta. Ed Ellie alla fine decide di farlo, decide di andarla a cercare nonostante comunque abbia praticamente tutto da perdere, perché c'è Dina che la ama, hanno un bambino che stanno cercando di tirar su insieme, e nonostante tutto vuole seguire il suo istinto, ragazzi, e andare a cercare appunto la sua vendetta. Io credo che questa scelta comunque farà sì che si renda conto che non otterrà alla fine delle cose quello che spera di ottenere, perché lei forse pensa di poter avere la pace una volta uccisa Abby, ma non credo che sarà così, ragazzi, perché alla fine comunque i traumi te li porti dietro, e se non riesci a risolverli con te stesso, nulla di esterno potrà aiutarti a farlo. L'ultima volta quindi ci eravamo lasciati qui, ci hanno riportato da Abby, ragazzi. Aspetta, ma io questo già l'ho fatto, perché mi ha fatto ripartire da prima? Eppure ho salvato la partita. Vabbè, comunque ragazzi, qui avevamo già guardato fine delle cose, ci hanno riportato da Abby e Lev, che attualmente qui appunto non viene nessuno da tempo. Stanno cercando tracce. Purtroppo devo darti ragione. Tracce delle voci, sì, delle voci, tracce delle luci, poiché appunto si vociferava del Nel fatto che fossero si erano tornate. Sistemati bene. Quindi ci eravamo lasciati qui. Avevamo visto appunto che qui c'è una radio. Avevano la corrente. Cerchiamo in giro. Quindi non ci resta, ragazzi, che cercare di riattivare questa radio per vedere se riusciamo a captare qualche nuova informazione. Ecco qua. Pannelli solari. Ah. Perfetto. Quindi adesso la radio si potrà attivare, ovviamente, sì. Quindi vediamo un po'. Questa frequenza è ancora in uso. Qui vedi un elenco chiamate. Un cosa? Una breve lista di numeri e lettere. Fanculo. Qui Abby da Santa Barbara. Mi ricevete? In attesa. C'è nessuno? Che cos'è? Eccole qua. Sono frequenze. Oh.
Questa frequenza è ancora in uso? Qui Abby da Santa Barbara, mi ricevete? Questi sono avamposti delle luci? Non lo so. E chi lo sa, infatti. Qualcuno mi riceve, pronto? Questa frequenza è ancora in uso. Qui Abby da Santa Barbara. Pronto? Pronto? Questa frequenza è ancora in uso. Pronto? Qui Abby da Santa Barbara. Qualcuno mi sente? Se mi sentite, rispondete. Rispondete, vi prego. Pronto, Abby? Oh. Ti sentiamo forte e chiaro. Dove sei di preciso a Santa Barbara? A 2425 Constance. Ci hanno segnalato una base, ma questa è abbandonata. Stiamo cercando le luci. Io sono una luce. Dov'è riassegnata? A un avamposto di Salt Lake. Chi gestiva la base? Il dottor Jerry Anderson. Era mio padre. Oh, caspita. Abbiamo evacuato le stazioni ausiliari e trasferito tutti al quartier generale. In quanti siete lì? Siamo circa 200 al momento. Ogni mese arriva qualcuno. Owen lo diceva. C'è posto per altri due. Dove vi troviamo? Sull'isola di Catalina, nel grande edificio a cupola di Avalon. Vi troveremo noi. Ok. Ok, ci vediamo presto. Passo e chiudo. Non vedo l'ora. Auguri, Abby da Santa Barbara. Passo e chiudo. Però. Forza, torniamo alla barca. Gli hanno pure la barca e quindi possono sì, facilmente okay. Arrivare all'isola. Avevi ragione. Come, scusa? Perché vuoi farmi ripetere che mi sbagliavo? Perché mi fa sentire meglio. E perché non capita quasi mai. Benissimo, quindi non ci resta che tornare alla barca, però mi domando se sarà così facile. Vabbè, comunque. È arrivato il momento di uscire da 2425 Constance. Le voci erano vere. Ehi, a quanto pare. Che cosa di qua? Di qua dove? Ok, possiamo uscire direttamente dal garage, ragazzi, che sarebbe meglio. Vente! Basta! Non uccidetela! Legatela! Vieni qui! Ma c'è sta gente, mo? Dai, fammi vedere! Sei pronto? Che vuoi fare? Aspetta! Ma che cazzo! A posto! Dove sta, ragazzina? Non toccarlo! Non toccarlo, stronzo! Accidenti! Una gran bella preda, eh? Ovviamente le cose non possono mai andare dritte. Mai. Quindi ovviamente Ellie, che sta andando a cercarla esattamente qua, e adesso è fregata perché Abby è stata catturata. Quindi tutto sto sforzo per cosa?
E da qui dove sei andata? Constance. Sì, deve essere questo. E poi pure che palle, ragazzi, cioè devi cercare di starle appresso, perché appunto se poi non la trovi sei fottuto in pratica, scusate il termine. E quindi eccoci qua, ci riportano nei panni di Ellie. Perché farci vivere questo brevissimo momento con Abby? Boh, non lo so, vabbè, ovviamente ci dovevano far vedere cosa fosse successo, per quale motivo. Come sei andata fino alla strada da qui? Per quale motivo Ellie non l'ha subito trovata, ovvio. Quindi va bene. Ok, mi chiedo chi siano quelli che li hanno presi. Magari è un gruppo di scellerati che, non lo so, pattugliano quelle zone. Non penso siano i lupi. Chissà, cioè, che cosa è successo alla fine, ragazzi, fra lupi e iene. La domanda sorge spontanea, perché alla fine Isaac aveva dato ordine di assaltare l'isola. Quindi quella storia chissà com'è finita intanto. Però Isaac, a quanto avevamo capito, era morto, perché vi ricordate che gli aveva sparato Yara. Quindi se lui è morto, qualcuno avrà preso il suo posto, ovviamente. Cosa sarà mai successo nel frattempo? I lupi poi magari per caso avranno continuato a darle la caccia? Non lo so, mi sembra un po' assurdo. Vabbè, comunque immagino per passare di qua. E chissà. Ok. Poi salgo di qua, sì. Ovviamente c'è un modo per arrivare fin là sopra. Oddio. E sto scheletro qui, what the fuck? Questo me lo prendo. Scuse. Allora, da qui immagino di dover saltare lì. Non lo so, vabbè, sì, comunque possiamo continuare di qua. Continuiamo a salire. E niente ci fermerà. Un pezzo di legno, direi di prenderlo, anche perché non avevo altro per il corpo a corpo. Perfetto, possiamo passare di qua, ragazzi. Mi chiedo quanto tempo impiegheremo con Ellie per riuscire alla fine a trovarla, Abby, perché comunque è stata catturata, ma non penso che quelli abbiano lasciato tracce del tipo: oh sì, noi stiamo andando di qua. Non lo so. Ok. Sinceramente non lo so, ragazzi. Mi posso arrampicare? Ok, posso passare da sotto, perché fin là sopra giustamente non ci arrivavamo. Quindi ecco qua. Ok. Vediamo okay. Un po'. Allora, che cosa troveremo mai di qua? E chi lo sa? Ma chi lo sa? Passeremo di qua. Opla. E adesso? Mesa Bluff. Io sono qui e Santa Barbara si trova di là. Ok, quindi dobbiamo pure arrivarci, ovviamente, fin dove dobbiamo arrivare. Che cos'è? Oddio. Calla, te pareva. Che meraviglia. Non vedevo l'ora. Davvero non vedevo l'ora. Posso andare ad ammazzare questo senza che qualcuno mi veda? Non sai perché? Perché là in fondo ce n'è uno che sta arrivando, ma forse non mi vedrà, quindi... Vediamo di ammazzarlo. Perfetto. Prima eliminazione furtiva. Allora, chi altro c'è? Dovrebbe essercene solo un altro. Magari è solo quello che ho visto io di sbieco. Oddio, santo i clicker. Allora, scoccetto, esplosivo e straccetto. Una bella freccia. Mi devo ricordare di avere l'arco, ragazzi. Cambierò ovviamente la mia arma da mischia. L'arco mi può aiutare ovviamente a fare uccisioni silenziose. Quindi intanto lo tengo a portata di mano, perché non si può mai sapere. Chi c'è? Ok, ma quello che avevo visto dov'è? Eccolo là, oddio. Oddio, si avvicinerà di qua, immagino, no? Sta venendo di qua? No, sta facendo un altro giro, mi sa.
Quello di cui ho paura sui clicker, ovviamente. Quindi facciamo piano, ragazzi. Ammazziamo pure questo stealth. Possibilmente. Ecco fatto. Ovviamente i momentacci non tardano ad arrivare, ragazzi. Quindi il clicker dov'è che lo sento? Dovrebbe essere quello. Chissà se c'è qualcun altro in giro oltre questo clickerino qua. Ah sì, sì che c'è qualcun altro. Oddio. No, è uno di quelli silenziosi, raga. Ma che bastardata malefica proprio. Maligna questa. Perché ci devono mettere quelli silenziosi? Porca paletta. Facciamo piano, ragazzi. Non vorrei che si girasse proprio adesso, perché potrebbe essere probabile. Quindi direi di fare attenzione, perché potrebbe accorgersi tranquillamente di me stando qua. No, 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 non è... No! No! La puta che te parió! La puta che te parió! Mannaggia santa! Sempre colpa di questi! Porca miseria, avevo preso il fucile, cazzius! Stato quello silenzioso a sgamarmi. Te pareva? Ah, direi... ti vedo, pezzo di merda. Dov'è? Ah, eccoti qua. Lurido pezzo di merda. Facciamo attenzione, raga. Sta arrivando? Il clicker? Sì. Ecco fatto. Ah, arrivi anche te! Maledetto! Avete finito? O c'è qualcun altro? Che strazio. Ok, forza. Ah, ok, forza. Allora, che mi posso creare? Intanto direi creare una molotov, perché magari potrebbe essere utile. Per il resto, per ora, siamo a posto così, ragazzi. Anzi, no, volevo vedere appunto. Ah, niente, c'ho 8 pillolette. Pensavo di poter fare qualche miglioramento, ma è evidente che non posso, quindi... Ok, allora qui c'è dell'alcol, lo prenderò. Per quanto riguarda gli esplosivi, ragazzi, per ora non mi creo altro. Direi che già ne ho abbastanza. Vediamo qua dentro cosa c'è. Di sicuro roba utile. Colpo per fucile. E colpo per fucile, perfetto. Allora, ricarichiamo, visto che ci siamo. Ecco fatto. E posso passare da qua sotto, per caso? Pare di sì. Ah, quanto disterà, raga, sto posto a piedi. Chi lo sa. Eccola, ancora. E che palle però, eh. Mi si stanno gonfiando gli zebedei. Ah, è là sopra, con le chiappe all'aria. Ma non ti vergogni? Ho un po' di pudore, Dio santissimo. E su. E guardalo lì come va tranquillamente nudo per i fattacci suoi. Direi di muoverci, ragazzi. Direi di muoverci. C'è la miseria. Prossima volta magari ci vado un pochettino più furtiva. Un pelino più furtiva. Che strapalle, va bene. Allora, ho usato, raga, troppi colpi per fucile, veramente. Spero di trovarne altri. Eccoci qua. Forse posso tagliare da qui. Speriamo, ma ci sarà qualcuno che ci attende qua dentro? Chi lo sa? Le sorprese non finiscono mai. Quindi allora, pilloletta, pilloletta, alcol, straccetto. Vediamo, vediamo, vediamo. Una carta da collezione. Top. Era un secolo, ragazzi, che non ne vedevamo una, eh. Che figata, bello, bello. Poi, 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 che altro, che altro, che altro. Qui sembrerebbe niente. E di qua, di qua, di qua. Vediamo. No, 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 me lo tengo il martello, ovviamente. Ah, tra l'altro ho pure dimenticato di avere il martello. Lo posso usare in maniera offensiva, me lo devo ricordare. Quindi allora, le scale sono chiuse, però posso calarmi di qua. Opla. Mazza, è calla. Bene. Che palle immense. Oddio, che è? Non mi dire che è uno scia... No, 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 uno scureggione. Non mi dire che è uno scureggione. Oddio, raga. Oddio, raga. Posso schiattare. È proprio uno scureggione. E te pareva? Ci sarà pure qualcos'altro, no? Sì, vedo qualcos'altro là in fondo. Che palle immense! Tutto ciò che palle immense. E se provassi a lanciare una molotov... E siete proprio impadroniti di sta casa. Chi è che se n'è accorto? No, no, un altro scureggione, no. No, 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 no. No, non ci trovava, maledetto pezzo di merda. Oddio, oddio.
niente, raga. No, 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 ma è il dramma più assoluto. È il dramma più assoluto. Oddio santissimo, sto per morire. Ehi, io passo ora qua. Scusate, scusate se vi lascio. Minchia, mi ha fatto una reazione allergica che proprio spostateve. Oddio, raga. Oddio, raga, che situazione di cacca. Cioè, ci stava il mondo là dentro. Ci stava veramente il mondo. Dio santo. Dove sono uscita? Santa Barbara in basso. Ok, quindi è di qua che dobbiamo andare. 25 Constance. Ok. Nuovo c'era il diario. No, raga, follia. Follia! Non è che ci restano molti colpi, come sempre. Però vabbè, dobbiamo scendere di qua. Sì, deve essere lei di andare. Per quanto... Oh, la situazione mi lascio dietro, ragazzi, è abbastanza drammatica. Medikit, straccetto, pillolette. Scoccetto al massimo. Ok, adesso abbiamo 22 integratori. Però, raga, ok, potrei migliorare troppo l'esplosiva, ma per ora direi di lasciare le cose come stanno. Va bene. Allora, non oso immaginare cosa ci aspetterà più avanti, ragazzi. Davvero non oso immaginare, però da dove scendo? Che se dovessi cadere da qua mi rompo l'osso del collo, calla. Non mi stupisce, ragazzi, che ci sia il delirio. Sarebbe stato troppo bello il contrario, insomma. Ecco qua. Mannaggia la pupazza. Posso provare ad usare le frecce? Ok. Almeno questo sono riuscita ad ammazzarlo. Ma posso calare? O se ne accorgerebbe? Se ne accorgerebbe, ovviamente. Proviamo a scendere. Ok, 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 ok. Ok, almeno per una volta un piccolo tentativo stealth non è andato in fumo. Perfetto. La freccia la posso per caso tipo recuperare o... No, sarebbe stato troppo bello per essere vero anche questo. Comunque, più avanti c'è ancora gente, vero? Sì, le sento. Le sento come... Se scendessi da qui, oddio, mi vedrebbe. E mi vedrebbe, chissà se è solo... Se faccio cadere i sassi, ovviamente se ne accorge. Ma volevo aspettare un attimino, ragazzi. Ecco, si continua a girare sto maledetto pezzo di merda. Ti sei accorto o non ti sei accorto? Ok, ok, ok. Benissimo. Un altro tentativo stealth è andato a buon fine. Straccetti al massimo, ovviamente. Va bene. Ok, dobbiamo passare di qua, ragazzi. Quando passiamo in mezzo a ste strettoie mi viene sempre un po' il magone. Posso... Ah! Merda! Forza! No! No, no, no! Cazzo! Non ci posso credere! Cazzo! Ma che cavolo! Dai! Cioè, raga, è assurdo. Vabbè, ma cioè, se non è morta dissanguata, oddio, per una ferita del genere, non so se si può morire dissanguati, ma... Bene non stai, per niente. Ti ho trovato. No, non è lei. Non è lei, infatti. Visto? È ancora viva. Mamma, raga. Ok, sono gli stessi, sono gli stessi. L'hanno sistemata per bene. Cazzo! Non durerà neanche un mese. Io dico che per oggi abbiamo fatto abbastanza. Sì, tira giù quello e riattiviamole. Sul serio? Non vale nemmeno la fatica del viaggio, non è che... Cazzo! Ehi, ti ha morto. No, 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 no. Tutto bene. Oh, cazzo. Se la smetti di fare il demente, forse. Ti sei cagato nelle mutande. Che cazzo dici? Che fighetto. Ti piace ridere, eh? Oddio, no. E basta. Lascia perdere. No, dai. Ti prego. No, no. No, no, non lo fare. Non lo farai. Non lo farai. No. Ma tanto lei è immune.
Porca puttana! Regà! Cazzo, merda! Aspetta, hai detto Abby? Cerchi una certa Abby, giusto? Ne avevo catturata una 2 mesi fa. Sì, certo. Ok, mo stavo a dire, è passato del tempo perché il tipo era stato ferito. Braccia grosse. Era con un ragazzino magro e sfregiato. Sì. Che culo, sì, regà. Se mi lasci andare, ti dico dov'è. Hai ancora tempo prima che faccia infezione. Lei da quel punto di vista parla. Sta tranquillissima. È alla nostra base, in cella. E sarebbe? Raggiunge i binari della ferrovia e seguili fino a un resort. I prigionieri sono in un palazzo rotondo. Lo giuro. Lo sapevo. Mamma mia. Quindi sono passati 2 mesi. What the fuck? Fino al resort. Palazzo rotondo. Binari fino al resort. Sì, ma quanto può durare con una ferita palazzo del genere? Rotondo. Mamma mia, regà. Ah! Se l'è ricucita. Eccola. Oh! Lontano dietro! Quella è un'arma! È lontano dietro! Maledizione! Certo. Bene. Dove cazzo ha preso un'arma? Dì agli altri di setacciare la zona. Mitra con silenziatore, nuova arma. Assicuriamoci sia l'unico fuggiasco. E occhio agli infetti. Eccola, e te pareva. Se scopro che qualcuno l'ha aiutato, lo affogo, cazzo! Mamma mia, regà. Come sempre le cose non si mettono bene per niente. Il terzo questo mese. Quando metteremo più uomini al cancello? Le guardie al cancello devono darsi una svegliata. Cerchiamo in giro, vediamo se era solo. Perché il tipo ha detto non torno indietro? Che sarà successo? Riuscirò ad ammazzarlo senza far succedere un casino secondo voi? E chi lo sa, e chi lo sa? Ecco qua. E niente, se si gira adesso è la fine, ragazzi. Oddio, mi sta vedendo. Zitto. Ok. Con calma. Vediamo un po'. Mi chiedo chi altro ci sia nel circondario, ragazzi. Cerchiamo di avvicinarci il più possibile a questo tizio. E vediamo. Ecco, no, là in fondo ce n'è un altro. Con un cane, tra l'altro. Andiamo proprio bene, devo dire, ragazzi. Però il tipo sta andando di là, è girato. Vediamo se posso approfittare prima che si accorga del cadavere. Ok. Nascondermi dietro l'auto e ammazzarlo. Ecco fatto. Perfetto, sta giù. Ok. Cambierò, sì, la mia arma da mischia. E gli altri. Allora, questo ha lasciato qualcosa, ragazzi. Qua brilla, 2 colpi per fucile. E prenderò questa arma da mischia, dai. Ok. Gli altri, vabbè, se saranno sparpagliati. Vabbè, là in fondo abbiamo visto quello col cane. Vediamo se restando qui fuori un po' nascosti riusciamo a scamparla, ragazzi. Anche se la vedo veramente male. Mo ci mancavano questi altri. Non si è capito chi siano, ma alla fine poco importa. Tanto in un modo o nell'altro c'è sempre qualcuno che ci vuole ammazzare, ragazzi, quindi vediamo, posso riuscire ad andare avanti? Allora no, qua è tutto bloccato, quindi dovrò passare per forza da qui in mezzo, dove di sicuro ci saranno altre 3 miliardi di persone ad aspettarci, molto probabilmente. Usiamo il senso del ragno, per ora qua se mi sembra di non percepire nessuno, ragazzi, quindi proviamo a procedere. Incrociando le dita, ecco. Chi è che mi ha visto quasi? E chi lo sa?
Chi è? Dove? Ah, ok. Ah, eccoli, sono là in fondo. Mamma mia, raga. Questo sarà un gran bel problema. Allora, devo cercare di arrivare, penso, da destra. Quindi restiamo nascosti. Oddio, no, sta arrivando qua. Non ci credo. Che sfiga assurda. Tra l'altro ne vedo un altro con un cane. Ok, c'è qui la tipa e si sta avvicinando. Ma io non so se azzardarmi ad andarla ad ammazzare, ragazzi. Oddio, che devo fare? Come devo fare? Allora, proviamo a scavalcare adesso. Anche se, raga, la vedo male. Ok, la tipa sta tornando indietro. Fermi un attimo, forse riesco a fare un miracolo. Forse, e ripeto forse, anche perché qua ci di sicuro ci sarà qualcuno che mi vedrà, no? Ok, infatti lì c'è gente. Restiamo dietro i cespugli. Perfetto. Buoni. Ok, che mi lasci? Niente, sempre armi da mischia, ragazzi. Allora, qua già vedo due soggetti che sembrano non muoversi. Ok, l'altro si è appena mosso, ma non so se si daranno una smossa da lì. Quindi vediamo se riesco ad avvicinarmi a questo edificio senza che nessuno mi veda. Ecco qua. Ovviamente, oh! Ci fosse mai una volta che non passa qualcuno. Quindi allora vediamo se si gira l'amico Fritz continua ad andare di là, ma là dentro ce n'è un altro. E quindi se l'altro adesso se ne va e quest'altro adesso se ne... ok, riandrà a sinistra magari. No, non ci credo, raga, non ci posso credere. Si è fermato giusto lì e l'altro si sta girando adesso. Però almeno qua nell'erba alta sembra, ragazzi, che io sia abbastanza nascosta. Quindi andiamo ad ammazzare quest'altro qua, sperando di fare in tempo ad arrivare, perché... Ok, ci sono. Oh, vieni qua dietro. Mamma mia, raga, sto con un'ansia. Oddio! Che voi non vi potete credere. Muori. Sto con un'ansia che... Oddio, non ci credo. Ha visto. Perché sta venendo ricorsa? Merda. Oh, zitto, mannaggia. Cioè, vi rendete conto, ragazzi, che comunque è riuscito a vedermi da dietro a sto furgone solo perché sporgevo un pochettino. Pazzesco. Allora, colpi per fucile, grazie. L'arma da mischia non la cambierò. Ok. Per ora sono riuscita a non farmi scoprire. Però immagino per passare da qua dentro. Giusto? C'è qualcun altro in vista? Per ora sembrerebbe di no. Forbicine. Colpi per revolver. Qua cosa abbiamo? Colpo per pistola. Colpo per fucile. Ingranaggetti. E di là. Colpo per fucile. Ok, perfetto. Vediamo un po' cosa c'è qua, ragazzi. Esplosivo al massimo, straccetti al massimo. Io suppongo di dover passare ovviamente da qui dove si è ammucchiata tutta la gente, no? Suppongo proprio di sì. Colpi per fucile al massimo. Bottiglia. Qua che cosa abbiamo? Ok, barretta medikiss. Qua dentro, non vorrei far casino, ragazzi, a rompere sti affari. Quanta gente c'è qua, tra l'altro? Ci sta questa col cane? Penso nessun altro. Fatto sta che se provo ad ammazzare il cane... E il cane mi sentirà, ragazzi. Cioè, se non dovessi riuscire ad uccidere il cane comunque mi sentirebbe. C'è poco da fare, quindi o devo aspettare che si riallontani un attimino per poter passare da qua. Mi sa che è la cosa più saggia da fare, sperando che non ci sia nessun altro pronto a sgamarmi non appena uscirò. Quindi proviamo, ragazzi, proviamo. Mi azzardo a fare questa mossa avventatissima. Provo a correre. M'hanno visto. Ho fatto in tempo. Ditemi di sì, vi prego. Ok. Mi è andata immensamente di sedere, ragazzi. E certo, perché se no, che soddisfazione c'è, no?
a trovarla già morta, perché devo essere io con queste stesse manine a farlo. Mi pare giusto, no? E certo. Allora, ragazzi, visto che non so cosa mi aspetterà d'ora in avanti, magari qualcuno di voi potrebbe accennarmi qualcosa, ricordate, senza fare spoiler, per prepararmi psicologicamente, perché sicuramente la situazione non sarà per niente piacevole, non sarà facile arrivare fino ad Abby. E qualcuno di voi mi ha scritto che probabilmente sarebbero mancati solo un paio di episodi alla fine di questa serie, e quindi a questo punto delle cose, ragazzi, qualcuno di voi mi può dire se in effetti il prossimo sarà l'ultimo. Così mi preparo anche per questo, perché l'idea che ormai sia addirittura di arrivo anche questa serie, ragazzi, mi rattrista un po', vi dirò sinceramente. È vero che la sto portando avanti da un bel po' di tempo, la cosa si è prolungata forse anche più di quanto avrebbe dovuto, ma sono quelle serie, sono quei giochi che quando li giochi davvero vorresti non finissero mai. Non è la prima volta che mi succede, questa è proprio quella tipica, ragazzi, malinconia di quando finisci un gioco che ti stava piacendo tantissimo e quando lo finisci ti chiedi: e adesso che cosa faccio? Infatti mi sto pure, ragazzi, interrogando su quale dovrà essere il prossimo gioco su cui farò una serie. Mi sto facendo diverse domande, sono parecchio indecisa, mi rendo perfettamente conto che giochi della portata che ha, per esempio, appunto The Last of Us, non ce ne siano tantissimi, però spero sempre con tutto il cuore, ragazzi, che voi seguiate le serie più che altro per stare in mia compagnia, indipendentemente magari dai giochi stessi. Quindi, come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bdosh a tutti, ragazzi, da Giocherino. Ciao!